Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, benvenuti in questa nostra diretta. Un caro saluto a tutti coloro i quali si stanno collegando per questa nostra diretta. Siete qui con noi come ogni giorno nella nostra diretta che si chiama il parresiasta, cioè colui che dice tutto, sbotta la verità al potere, come faceva Diogene il cinico. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sto procedendo alla volta di Cles in provincia di Trento, dove questa sera alle ore 20:30 interverrò in un convegno a Cles, parlando anche del mio nuovo libro Odio la resilienza, edito da Rizzoli e in tutte le librerie. Caro saluto a tutti coloro i quali si stanno collegando, diffondete questa diretta cliccando su condividi, diffondete il sapere non allineato. Vi ricordo che ogni mattina tra le 7 e le 8, da lunedì al venerdì, potete seguire anche la mia trasmissione su Radio Bio Blu, si chiama Controvento, scaricate la app se siete interessati. Grazie a chi ci supporta, se ritenete utile ciò che facciamo potete supportarci con i badge di sostegno su Instagram, prendendo le stelline su Facebook, abbonandovi alla pagina Facebook dove c'è il cuoricino verde. Chi si abbona, oltre a sostenerci, entra anche nel nostro gruppo di discussione riservato, o ancora potete supportarci con libere donazioni da www.filosofico.net/sosteneteci, ripeto, www.filosofico.net/sosteneteci. Un caro saluto e grazie a tutti quelli che supportano il libero sapere. Allora, vedete, la situazione è questa, l'attenzione è catalizzata dalla vicenda del vaiolo delle scimmie, come è stato definito, un'espressione che induce taluni anche a non trattenere il riso, perché effettivamente sembra di essere in una grande commedia, ma purtroppo è la realtà nella quale ci troviamo. Dopo 2 anni di emergenza terapeutica legata al coronavirus, dopo che forse erano finite le lettere dell'alfabeto legate alle varianti, adesso compare una nuova emergenza terapeutica all'orizzonte, forse, sottolineo forse, almeno così ci dicono i principali guru del gotha terapeutico. Abbiamo visto i soliti noti della cricca mediatica virologica superstar che già stanno dicendo che l'emergenza è possibile, che bisogna tenere alta la guardia. Anche l'arcobalenico vegliardo Joe Biden nell'oltreoceano ha già spiegato che bisognerebbe preoccuparsi seriamente per questa storia del vaiolo delle scimmie. Vedremo quel che sarà. Intanto noi segnaliamo che la situazione deve essere tenuta sotto controllo e noi lo proviamo a fare con il pensiero pensante. Dobbiamo sempre distinguere, usando 2 categorie di Giovanni Gentile ma usate in un'altra accezione, dobbiamo diffidare del pensiero pensato e affidarci solo al pensiero pensante. Il pensiero pensato è, dal nostro punto di vista in questo contesto, quello che ci viene presentato e trasmesso dagli aedi, dagli armigeri del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Noi dobbiamo sempre basarci sul pensiero pensante, cioè sul pensiero che pensa e che noi stessi in prima persona proviamo a coltivare. Intanto non so se avete visto che il Belgio ha già introdotto la quarantena obbligatoria e consiglia agli altri paesi di fare altrettanto. Quindi vedete che l'ipotesi di un ricominciamento di tutta la prassi, di tutte le procedure del nuovo ordine terapeutico non è poi così remota. Chissà, forse tempo una settimana o due, chissà, forse, ripeto, forse ci troveremo punto da capo con l'emergenza terapeutica. Del resto l'avete ben capito e lo sa bene chi ha letto il mio libro Golpe globale, capitalismo terapeutico e grande reset: l'emergenza è un metodo di governo, l'ordine neoliberale si fonda ab intrinseco sull'emergenza e quindi di fatto possiamo ben dire, credo ragionevolmente, che il nuovo ordine tecnosanitario durerà ancora a lungo di emergenza in emergenza. Intanto adesso ci troviamo con l'emergenza terapeutica, vedremo quali saranno le prossime, forse quella climatica, forse quella energetica. A ogni modo adesso l'emergenza sembra essere passata dal coronavirus al vaiolo delle scimmie. Chissà, dopo tachipirina e vigile attesa, forse ci saranno le banane con la vigile attesa, ha già detto qualcuno sagacemente, devo dire. Vedremo intanto quello che sarà. Noi teniamo sempre alta la guardia, ben sapendo, come molte volte abbiamo peraltro evidenziato, che l'ordine neoliberale si fonda sull'emergenza permanente che usa a mo'
di metodo di governo. Grazie all'emergenza il potere può fare ciò che senza l'emergenza faticherebbe a fare, o come dicevamo nel nostro libro Golpe Globale, l'abbiamo ripreso anche nel nuovo libro Io odio la resilienza, l'emergenza rende inevitabile ciò che nella normalità sarebbe inaccettabile, ad esempio le limitazioni stringenti, i confinamenti domiciliari coatti, le benedizioni di massa col Santissimo Siero e così via. Questo è un po' il dispositivo governamentale dell'emergenza, come l'abbiamo più volte definito anche nel nostro libro Golpe Globale. Vedete, questo è il punto fondamentale su cui vi esorto a riflettere sempre criticamente. Lo provo a fare anche in diretta radio la mattina su Radio BioBlu tra le 7 e le 8 nella trasmissione Controvento, e poi su Radio Radio con le pillole, i lampi del pensiero quotidiano alle 11 su Radio Radio. Proviamo sempre a mantenere vivo il pensiero pensante contro il pensiero pensato, e più precisamente contro il pensiero unico e l'omologazione di massa delle coscienze. Vedremo quello che sarà. Intanto da più parti ci segnalano che l'emergenza non è finita, tra l'altro l'infame tessera verde, lo dicemmo da subito, non è un mezzo ma è un fine, e quindi l'emergenza terapeutica potrebbe ravvivare la necessità dell'uso dell'infame tessera verde che avevamo previsto di ritorno già per l'autunno 2022, ma chissà, forse potrebbe anche tornare operativa prima se l'emergenza del vaiolo delle scimmie dovesse incalzare l'ordine delle cose. Staremo a vedere. Intanto, a proposito di OMS, avete sentito che da più parti si è mostrata la tendenza dell'OMS a potenziare se stessa come istituzione sovranazionale, magari con cessioni di sovranità sul piano della sanità da parte delle nazioni. L'OMS, che è un po' la NATO dell'ambito sanitario, chiede più sovranità, chiede cessioni di sovranità per istituirsi ancora di più come ente, come organizzazione sovranazionale che potrà bypassare, sorpassare, aggirare, dite come meglio ritenete, i governi nazionali per imporre delle politiche apparentemente solo sanitarie, ma noi sappiamo che queste politiche solo sanitarie in realtà sono anche politiche molto spesso di riorganizzazione repressiva del modo di governare le cose e le persone. Come dicevamo nel nostro libro Golpe Globale, non c'è una delle misure emergenziali presentate come solo medico-scientifiche che non abbia una valenza repressiva autoritaria. Pensate ai divieti di assembramento, cioè i divieti di assemblea, pensate ai confinamenti domiciliari coatti e così via. Insomma, l'ordine neoliberale usa l'emergenza come ars regendi, come metodo di governo, e pretende che i sudditi siano resilienti, cioè accettino tutto con ebete euforia, con stolta letizia, con colma di gratitudine, con euforia colma di gratitudine, o con rassegnazione colma di gratitudine. Insomma, pretendono che noi siamo resilienti. Per questo, come ho scritto nel mio nuovo libro Odio la resilienza, abbiamo bisogno di resistenza e di ribellione, non certo di resilienza. Sì, proprio così, non dobbiamo essere resilienti, non dobbiamo sopportare il mondo, dobbiamo essere ribelli e dobbiamo trasformarlo, in specie se il mondo ogni giorno diventa più rovesciato, più omologato, più contraddittorio, perché se è vero che la Terra non è piatta, è anche vero che il mondo lo sta diventando sempre di più sotto il segno dell'omologazione planetaria, e quindi proviamo ogni giorno a resistere a questa omologazione galoppante, proponendo massicce dosi non del siero benedetto ma del pensiero pensante, del pensiero critico che pensa altrimenti e che speditamente procede controvento, controvento come mi piace sempre dire. Pensare altrimenti significa essere controvento, risalire la corrente, in questo dobbiamo essere controvento e controcorrente, come i salmoni mi piace sempre dire. Voi sapete che i salmoni, a differenza delle sardine che seguono le correnti, si muovono a banchi, i salmoni risalgono le correnti per generare la vita, quindi vanno controcorrente per fini nobili quali la generazione della vita. Ecco perché dobbiamo essere salmoni. Intanto avete visto che la vicenda in Ucraina non accenna a migliorare, quindi le emergenze vanno assommandosi fra loro. Pare che si proceda sempre più verso uno scontro planetario, perché di questo si tratta. La guerra non è certo solo tra Ucraina e Russia, la guerra è tra Russia e blocco orientale da una parte e NATO e blocco occidental capitalistico dall'altra. Questo è il punto
fondamentale su cui ragionare, dove nessuno osa pensare con la propria testa e tutti sono asserviti al pensiero unico della NATO e pensano davvero che gli Stati Uniti siano la potenza del bene. Del resto, come già diceva un noto autore, Packard, nel suo libro I persuasori occulti, tutto sta nel far scambiare i nemici per amici, facendo apparire l'Occidente il bene, tutto ciò che non è Occidente il male assoluto, in modo che l'imperialismo occidentale possa presentarsi come liberazione, esportazione di diritti umani, insomma una storia già sentita. Abbiamo gli imperialisti cinici da una parte che giustificano apertis verbis l'imperialismo e dall'altra abbiamo le anime belle che giustificano ugualmente l'imperialismo ma dicendo che in realtà è una missione civilizzatrice per liberare i popoli, per portare la democrazia e così via. I cinici e le anime belle procedono disgiunte ma colpiscono poi insieme. Su questo tema ha scritto delle belle pagine Domenico Losurdo nel suo libro La sinistra assente del 2014, libro la cui lettura mi permetto di consigliare a tutti se già non l'aveste letto. Ecco, si chiama La sinistra assente, Domenico Losurdo è l'autore, il compianto Domenico Losurdo, un grande filosofo del nostro tempo. E noi proviamo quotidianamente, dicevamo, a pensare controvento anche su questi temi così spinosi e vedete che l'avevamo detto, chi ci legge, chi ci segue in questi due anni soprattutto sa che noi già nel marzo 2020 dicevamo che l'emergenza sarebbe durata per molto tempo e che soprattutto si sarebbe articolata secondo l'andamento dello yo-yo o rocchetto che dir si voglia, dopo la fase 2 la fase 1, poi di nuovo la fase 2 e la fase 1 e così via, potenzialmente ad infinitum, e chissà poi quante altre emergenze, modalità, quella del vaiolo delle scimmie, potranno ancora sopraggiungere. E tutto mentre destra e sinistra inscenano un macabro gioco in cui fingono di contrapporsi su tutto, in realtà fanno valere la medesima prospettiva, anzi io la chiamo ormai la sinistrash, proprio per mostrare come sia divenuta la stessa cosa della destra. In realtà la destra è sempre stato il regno dei padroni, la difesa dell'ordine delle cose, che lo sia divenuta anche la sinistra è la novità degli ultimi 30 anni, vorrei dire. Destra e sinistra sono le due ali dell'aquila neoliberale, dell'ordine dominante, come sempre lo definisco. E Losurdo, a proposito, nel suo libro La sinistra assente usa una bella formula, parla di monopartitismo competitivo, che è un po' quello che io chiamo l'alternanza senza alternativa. Che vinca la destra o che vinca la sinistra, vince in realtà il monopartito del capitale che si finge competitivo senza in realtà esserlo. Insomma, destra e sinistra fanno a gara per andare al potere a fare le riforme imposte dai mercati e dalle loro classi sans frontier. E anche nella gestione dell'emergenza abbiamo visto che c'è stata una sostanziale identità, anzi si faceva a gara chi era più ligio nel far valere le norme repressive dell'ordine tecno-sanitario, e noi proviamo ogni giorno a pensare altrimenti, smascherando l'ordine delle cose. Grazie a chi sta prendendo le stelline, grazie a chi sta prendendo i badge, ciao Carla, grazie del supporto a te e a tutti quelli che ci stanno leggendo e seguendo in questa nostra diretta automobilistica. Io sto andando a Cless in provincia di Trento, ove questa sera alle 20:30 presso l'auditorio Russell parlerò di futuro e filosofia, ci sarà anche il mio libro Odio la resilienza per chi vorrà, quindi cari amici del Trentino e dell'Alto Adige vi aspetto questa sera alle 20:30 a Cless in provincia di Trento presso l'auditorio Russell, ci vediamo lì questa sera, vi aspetto numerosi, anzi se volete organizzare poi anche in altre parti d'Italia degli incontri con il sottoscritto per presentare i miei libri, per discutere insieme della situazione dell'Ucraina e delle nuove emergenze pandemiche, anche solo per una cena tra pochi amici dialoganti, potete scrivermi dal mio sito www.filosofico.net, ripeto www.filosofico.net. Tra l'altro vi segnalo che da domani 24 maggio parte il mio nuovo corso online di pensiero critico che si chiama Il Grande Reset, il tempo delle emergenze. Sono 6 lezioni online su piattaforma digitale, oggi è l'ultimo giorno utile per iscriversi, se siete interessati andate sempre su www.filosofico.net, ripeto www.filosofico.net, e trovate lì sulla pagina principale sia i miei contatti sia la
la locandina del corso che parte domani, ripeto, 24 maggio, il grande reset, il tempo dell'emergenza, 6 lezioni online dove ci confronteremo su questi temi. Ecco, grazie anche a chi mi sta scrivendo, tantissime email mi stanno arrivando di amici e amiche che stanno leggendo il mio libro Odio la resilienza, contro la mistica della sopportazione, edito da Rizzoli. Mi fa piacere che il libro vi stia piacendo e mi fa davvero piacere ricevere le vostre lettere, che sono per me balsamo per il cuore e anche nel tempo dell'emergenza. Tanti mi hanno detto che grazie alle nostre indicazioni si sono orientati criticamente in questi 2 anni e questo ci riempie di gioia il cuore. Noi proviamo sempre a pensare altrimenti, questa è la nostra Bestimmung, direbbero i tedeschi, la nostra determinazione, la nostra vocazione, meglio ancora, gli anglofoni direbbero la nostra mission, ma noi preferiamo il tedesco all'inglese, quindi lo diciamo anche in tedesco, la nostra Bestimmung, la nostra vocazione. Grazie intanto a tutti quelli che si stanno collegando, vedete che l'emergenza non accenna a venir meno, sembra che ogni volta subentrino nuove emergenze, ciò che ci induce a dire, come da tempo già diciamo, che il capitalismo globale o turbocapitalismo o neoliberismo planetario, chiamatelo come meglio preferite, non conosce per accidens delle emergenze, al contrario, si fonda strutturalmente sull'emergenza impiegata a mo di governo, ed è il tema al centro del nostro libro Golpe globale, capitalismo terapeutico e grande reset. Grazie anche a chi sta facendo circolare questa diretta cliccando su condividi, mi fa molto piacere, siete in tanti anche oggi, grazie davvero a tutti per la vostra presenza. Ci vediamo questa sera a Clesse con chi sarà in zona, ma poi ci vediamo anche giovedì a 26 a Domodossola, venerdì 27 a Torino, poi sabato 28 in provincia di Pistoia, il 29 a Parma a pranzo e nel pomeriggio ad Asti, il 30 a Saluzzo e poi tante altre date ancora in giro per l'Italia. Per le info scorrete le mie stories su Instagram e su Facebook se siete interessati, o se volete organizzare un evento andate anche voi a farlo scrivendomi da www.filosofico.net, ripeto www.filosofico.net. Grazie intanto a tutti quelli che si stanno collegando per questa nostra diretta automobilistica, stiamo procedendo alla volta di Cless, c'è qui con me l'amico Roberto Bersaglia che vi saluta tutti, eccoci qua, direzione Cless, sta guidando lui, quindi non sto guidando io, anche perché sarebbe un po' difficile parlare, guidare e rispondere in contemporanea, tutt'al più potrei parlare senza rispondermi, invece sto leggendo i vostri contatti, ci vediamo, i vostri messaggi, pardon, ci vediamo in questi giorni, tantissimi eventi, se vi siete persi qualche data potete scrivere a fusaro@filosofico.net, ripeto fusaro@filosofico.net, o anche andare su www.filosofico.net o scorrere le mie stories su Facebook e su Instagram. Vi ricordo altresì, dato che in tanti mi chiedono ottime le analisi filosofiche Fusaro, ma che fare, vi ricordo che c'è un partito che si chiama Ancora Italia per la Sovranità Democratica che si richiama alle mie modeste idee filosofiche e prova a tradurle in prassi politica. www.ancoraitalia.it se siete interessati, ci sono sezioni ormai aperte in tutto il territorio nazionale, quindi sono io a chiedervi cosa state aspettando ad aderire ad Ancora Italia per la Sovranità Democratica. Vi aspettiamo numerosi in tutta Italia. Grazie di cuore a tutti e se ritenete utile il nostro contributo quotidiano con le dirette sui social, con il pensiero critico che proviamo a diffondere anche sui social, volete supportarci, dato che non siamo supportati né dagli oligarchi russi né da quelli euroatlantisti che tuttavia sono detti filantropi, ma siamo supportati solo da voi, dalla gente che lavora, ecco, se ritenete utile quello che facciamo potete supportarci, liberi di sapere, di far sapere il nostro motto. Come potete supportarci? In tanti modi, potete prendere le stelline qui su Facebook, oppure potete abbonarvi alla pagina Facebook dove c'è il cuoricino verde, lo vedete, cliccando lì vi abbonate e così facendo entrate anche nel nostro gruppo di discussione riservato su Facebook, oppure potete prendere i badge di sostegno su Instagram o ancora fare libere donazioni anche con PayPal da www.filosofico.net/sosteneteci. www.filosofico.net/sosteneteci, trovate comunque il collegamento anche nella descrizione del video. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro e dal grande Roberto Bersaglia. Buonasera. Che vi saluta caramente. Ci vediamo in giro per l'Italia
sempre pugnaci, non ci pieghiamo mai, ci vogliono resilienti e noi saremo invece sempre resistenti, in piedi tra le rovine, ma sempre con la schiena dritta. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro e da Roberto Bersaglia.